Buongiorno a tutti, non è facile stare qui, giornata importante, il derby più importante degli ultimi 10 anni, peccato che sia un derby senza Mauro Bellugi che ci ha lasciato, senza un guerriero, un combattente come lui, e non possiamo che stringerci intorno alla sua famiglia e andare avanti sperando di dedicargli qualcosa di importante oggi e ancora di più a maggio. Sembrava ce l'avesse quasi fatta a superare questo maledetto Covid, ma come aveva chiesto, e rilancio il messaggio che quasi in lacrime aveva lanciato dall'ospedale di guardia di Milano: non sottovalutate questo nemico invisibile, fatelo per Mauro, cercate di avere tutte le attenzioni, le accortezze possibili. Grazie anche al tè caldo, anche se oggi fare scherzare si fa fatica dopo una brutta notizia come quella di ieri, che è arrivata proprio quando si pensava che il combattente, che era già pronto a provare a vincere il suo scudetto, l'ennesimo, per sopravvivere anche dopo l'amputazione delle gambe, alla fine è arrivata questa brutta notizia. Purtroppo non ce l'ha fatta, un'infezione ha fatto peggiorare tutta la situazione, e speriamo che da lassù possa, insieme a Giacinto, a Mariolino, a Peppino, insomma a tutti, aiutare anche la sua amata Inter, che speriamo veramente possa dargli un regalo, una bellissima dedica. E a questo proposito mi sono piaciute molto le parole di Conte, che ha voluto aprire la conferenza parlando appunto di Mauro. Se no gliel'avrei chiesto io un ricordo, un messaggio, un qualcosa. Non è facile. Comunque l'Inter, che giocherà col lutto al braccio, spero che possa dare una forza in più alla squadra, sempre però rispettando quello che era il suo messaggio, perché proprio il Covid alla fine l'ha sconfitto dopo una vita da combattente, da nerazzurro, e anche stavolta ha cercato di non mollare mai fino alla fine. Non possiamo che dedicare a lui questo video, questo derby, questa giornata. Rimane un po' poca voglia di andare avanti dopo tutte queste notizie brutte, difficili, lockdown, zone rosse, arancioni, ancora proprio non se ne esce. Però appunto cercate di seguire quello che aveva il grido di dolore che aveva lanciato Mauro Bellugi: non sottovalutate il Covid, prendete tutte le precauzioni possibili, sempre, sempre distanze, mascherine, tutto quello che potete fare fatelo per la vostra salute e per quella dei vostri cari, perché questo è un nemico che non risparmia nessuno, invisibile. Anche se siete ragazzi, giovani, vi sentite forti, indistruttibili, pensate che potreste prendere questo virus anche in forma lieve, ma attaccarlo a chi poi potrebbe non farcela. Quindi fate tutto quello che potete per combatterlo e sconfiggerlo nel vostro piccolo, come avrebbe voluto e aveva chiesto Mauro, e come spero anche che la curva, nella sua bella iniziativa di stare vicino alla squadra, tenga comunque conto anche di tutte le distanze, di tutte le precauzioni che bisogna avere anche in questo momento. Passiamo a noi, partita, e lo facciamo per Mauro, anche se ci risulta veramente difficile. Ci vorrebbe anche la figurina di Mauro, che se qualcuno ha in qualche modo me la può mandare, perché vorrei aggiungerla insieme a quelle del mio nipotino, quel signore lì, 4 gol in 4 derby, il capitano Samir Handanovic, lo scudettino con il logo che qualcuno vuole cambiare. E vista l'importanza della posta in palio e della partita,
Anche se non siamo in vena di scherzare, però un occhiale scaramantico, visto che non l'abbiamo usato ieri, oggi lo tiriamo fuori dalla ricarica per spingere l'Inter in questa giornata storica, importante, un derby che così d'alta classifica non si vedeva da una decina d'anni e che può valere un pezzo di scudetto, soprattutto in caso di vittoria da cercare a tutti i costi per vendicare anche la sconfitta dell'andata, uno scontro diretto che vale forse 9 punti per quello che può dare in classifica, una possibile fuga come avevamo titolato ieri, e anche soprattutto minare convinzioni, autostima, personalità. Quindi un derby dal punto di vista psicologico ancora più importante. Ha fatto bene Conte a sottolineare come molti non credessero che l'Inter potesse arrivare a questo punto in testa alla classifica, anzi si pensava a un Inter ancora più lontana, visto il calendario che avrebbe dovuto favorire il Milan. Adesso vedremo, come ha detto lui, questo vantaggio sulla carta di non avere le coppe, se sarà effettivamente un vantaggio, ma come ha detto molto bene in conferenza ieri, poi c'è il campo e quello è tutta un'altra cosa, il derby ti dà energie, carica, grinta in più, una soddisfazione per Milano essere lì in alto, vincere per la classifica e chiaramente però essere più in alto ti dà più serenità. Conte un po' facendo pretattica ha detto di avere ancora 3 dubbi, noi pensiamo che riposti la stessa formazione che ha battuto la Lazio, però quei 3 dubbi li andiamo ad analizzare. Perisic, Young con il croato in vantaggio sull'inglese che però ha giocato meno ed è più fresco ed era lui il titolare. L'altro dubbio è naturalmente in mezzo al campo con Vidal, il suo guerriero recuperato, ma c'è un Eriksen sempre più dentro il progetto che può dare più qualità, più verticalità, più anche passaggi smarcanti, tiri in porta e calci piazzati, quindi diciamo, delusione con la valigia in mano si è trasformata in una risorsa fondamentale per lo scudetto, proprio per quello che era stato preso un anno fa e invece non si era rivelato tale. Chissà che non sia la volta buona. E poi il terzo dubbio è tra un Sanchez che aveva fatto molto bene in Coppa Italia, ve lo ricorderete, aveva portato anche Kjaer a quel fallo da rigore poi non decretato al limite dell'area, all'infortunio del danese, e aveva messo in grande difficoltà la difesa del Milan, e un Lautaro che però non crediamo che venga panchinato in una partita così importante, però per stupire Pioli con una mossa a sorpresa potrebbe anche pensare a qualcosa del genere. Noi rimaniamo con la stessa formazione però del derby, quindi Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar in difesa, Hakimi a destra, Perisic a sinistra, Barella, Brozovic ed Eriksen in mezzo al campo, Lukaku e Lautaro. Questa è la formazione. Tra poco sui giornali vedremo quella del Milan, dove c'è il dubbio Saelemaekers, dove non c'è Bennacer e dove c'è un Ibra che non crediamo tenderà la mano a Lukaku, anche se sarebbe un bel gesto tra i due, tra virgolette, nemici sportivi che si affronteranno per la testa anche della classifica. Questa situazione, per quanto riguarda l'importanza di questo derby per l'Inter, è ancora più importante perché un buon risultato potrebbe attirare altri investitori, magari risolvere la situazione societaria, una situazione societaria che ci fanno sapere comunque da Via della Liberazione, in cui la squadra va avanti per la sua strada, concentrata totalmente sul campo e su quell'impresa che vuole portare a termine, anche per dedicare qualcosa di importante a Mauro Bellugi. Non dimentichiamocelo mai in questa giornata. Inter che giocherà col lutto al braccio, col dolore nel cuore, provando a trovare anche una forza in più per portarsi a casa una partita così importante. Video light, visto che si gioca alle 15, ci siamo alzati prima per essere pronti, poi saremo appuntamento già alle 10:45 su TG Com in diretta da San Siro con le ultime notizie.
E poi naturalmente ore 13 Sport Mediaset Italia 1 XXL, subito dopo la partita anche ancora alle 17:15 col TGcom in diretta da San Siro. Adesso un po' di vostri messaggi arrivati ieri. E poi ci concentreremo su una veloce rassegna stampa che però appunto muore presto e quindi non daremo, leggeremo solo i titoli e qualche cosa lì e là. Scusate che qui sta andando via anche la voce, non è il massimo. Massimo Valente, hashtag angolo della posta. Poi vi ricordo il gruppo Telegram, assolutamente, per avere le informazioni ancora prima che siano ufficiali tutte le ultime notizie. Nella app scaricate l'applicazione, poi cercate il gruppo Marco Barzaghi Inter. In basso a destra cliccate Unisciti per far parte della nostra community. Massimo Valente, dicevamo, buongiorno Marco, cosa ne pensi del trattamento riservato all'Inter dalla stampa sportiva italiana? A me sembra palese che il Corriere stia facendo un lavoro di destabilizzazione mirato. E non lo so, non siamo a quei livelli, tu parli di post Calciopoli, però anche mettere la prima pagina ieri sulle parole di Zhang mi è sembrato un po' eccessivo, anche se comunque il Corriere dello Sport continua a seguire la sua linea di una vendita della società e di un Inter in crisi dal punto di vista finanziario. Stefan Sulin, tutto il mondo è contro di noi, ma abbiamo un grande comandante che ci conduce alla vittoria. Grazie a Michele Pollice che mi fa i complimenti e che trova vergognoso il Corriere dello Sport. Gianluca Marchetti, ci sono delle partite che devi vincere senza se e senza ma, siamo più forti, sono 10 anni che sono scaramantico e non è servito a niente, ora basta, asfaltiamoli. Buongiorno Marco, come sempre quando c'è una partita importante escono fuori dichiarazioni destabilizzanti da parte di qualcuno, sono curioso di sapere cosa si inventano da qui alla fine. Giambattista vuole ricordare Mauro Bellucci, grande bandiera dell'Inter, eroe di Wembley con la nazionale, l'ho conosciuto di persona ai funerali di un altro grande Mario Corso, persona simpaticissima, ironica, cordiale, disponibile anche a scambiare due parole con i tifosi, non è da tutti nel mondo del calcio. Mauro, uno di noi, sempre nei nostri cuori, orgoglioso nerazzurro. Cami ci scrive: ma ti sei scordato gli occhiali scaramantici? No, gli occhiali scaramantici sono da giorno di partita, non da vigilia. Emanuele, anche lui vuole ricordare il grande Mauro, che porterò sempre nel cuore, vinciamo il derby anche per lui. Fabio sottolinea il fatto che Suning ci sta mettendo addosso una tristezza e delusione incredibile. Comunque, irrilevanti saranno i condizionatori frigoriferi che vende insieme a tutti i suoi. E vabbè, lasciamo poi stare la delusione del nostro caro amico Giuseppe Cipriani. Cari amici nerazzurri, non disdegneremo un pari per restare in vetta, ma se si vince, puntini puntini. Giovanni Mascialino, Eriksen deve giocare sempre. RIP, riposa in pace il nostro grande Mauro. Massimo Picinelli, direttamente da Fuga per la vittoria, ci chiede da Novara, la nostra copertina di ieri, il nostro super Fabio Nierazzurro. Buongiorno Marco, Franco Iseppi, siamo l'Inter come ogni volta, siamo contro tutto e tutti, ma abbiamo le palle per farcela. Marco Faloma, una partita con tanti valori, bisogna dare veramente tutto, forza Inter, speriamo di vincere domani. Fabio Tronati, Davide Costa, vinciamo anche per Bellugi, un pensiero ai suoi cari. Germanico, buongiorno a tutti, buongiorno Barza, tutti uniti contro tutto e tutti per vincere il derby e a fine campionato scriviamo di nuovo la storia, squadra senza società, con gli uomini sempre contati che fanno qualcosa di grande, crediamoci. Luciano Lovito, scontro diretto che vale oro. Riposa in pace Mauro. Paolo DS, buongiorno Marco, ci giochiamo tutto quasi. Informazione sempre di alto livello. Antonio 1986, le tue info sono rassicuranti sul fatto societario, ora concentrati sul derby, forza Inter. Davide Costa, io sono in silenzio stampa ma sto scaldando. Mi sto scaldando come si stanno scaldando i nostri ragazzi. La cosa più importante è il derby di domani. Forza Inter. Buongiorno Lorenzo Rispoli. Domani
Domani sarà fondamentale partire col piede giusto per poter mettere pressione al Milan e farlo stancare, così poi si affonda il colpo decisivo. Buongiorno Marco. E un Inter che dovrà fare attenzione soprattutto alle partenze sprint che ha avuto il Milan negli ultimi derby e a non concedere occasioni soprattutto a Zlatan Ibrahimovic. Salvatore Carrabino, grave errore, l'occhiale fondamentale, assolutamente ricarica, che è tornato oggi, attenzione. Ho notato entusiasmo del Milan, Damiano 76, ma sarà una partita granitica da parte della nostra Inter, amala sempre. Peter, dobbiamo vincere anche per ricordare Mauro Bellugi. Emanuele, Suning, delusione. Arlind, domani è un giorno importante, speriamo il meglio per i nostri colori. Mi ha fatto piacere il tuo saluto, Luigi Fantauzzo, presente come ogni mattina e ti ringrazio di esserci sempre, a te come a tutti gli altri. Anche oggi, mi raccomando, anche se la partita è già passata, andate a condividere il video. Su Eriksen, M. Bell ci scrive, anche Stankovic aveva sempre degli acciacchi, però stringeva spesso i denti, giocava soprattutto le partite importanti, una cosa che fanno in tanti. Quello che più mi fa strano di Sensi è che non abbia fatto neanche una volta. Marco Serrao, riposa in pace Mauro, vecchio cuore nell'azzurro, vincere per te. Saluti dalla Calabria, da Aldo Manchisi che ricambiamo. Penso, immagino, temo che la partita di domani sarà una ladrata, però avete sentito la soddisfazione per la designazione di doveri di Conte, quindi tranquillità. Ma la faccenda main sponsor è sparita dai radar direi di sì, visto quello che c'è in palio e quello che si sta cercando di fare. Paolo Marini, Marco, sono già carico a mille, in porta superanda alla Sly come nel film che gli pare a rigore, diritto al Milan, il grande Luca Cone in sacca di testa come Pelé, domani si vince per Maurone Bellugi, per la Curva Nord, per tutti i tifosi e per lo scudetto. Speriamo bene, sono già in ansia, Andrea Fraternale, un pensiero al nostro grande Bellugi. Max Power, Marco, onestamente questa situazione per cui ogni settimana escono notizie devastanti sulla proprietà hanno seccato, sono solo contento che tutte le altre squadre di A non abbiano nessun problema finanziario e non risentono dei mancati introiti da stadio, merchandising e diritti TV, visto che non trapela mai nulla. Sarebbe un vero scandalo se per esempio una candidata al titolo avesse i suoi due giocatori più forti col contratto e scadenza in giugno, lasciando la squadra scoperta. Ciao Marco, sono fiducioso, però vedo troppa euforia in giro. Buongiorno a tutti, anche ad Arianna. Ciao Marco, vincere per Bellugi. Cristian Garacci, dobbiamo salutare un uomo prima che un grande calciatore. Ciao Mauro Bellugi, riposa in pace, figlio della grande Inter, dove tu l'hai resa ancora più grande. Antonio Pisanelli, Marco, vincere, battere quei diavoli. Darà a tutti solo benefici, forza e prova di maturità. Simone Ceccotti, Marco, accendo il trattore. A fine Natale dobbiamo fare la partita perfetta, derby e vittoria da dedicare a Bellugi. Sarino, triste notizia la morte di Bellugi, in poco tempo se ne sono andate due bandiere della grande Inter. Alessiviero, Mauro, ciao Mauro, come dico sempre i campioni nascono, non lo diventano, sei stato un esempio in campo ma soprattutto nella vita, hai affrontato la malattia davvero uomo, alla fine ti sei dovuto arrendere ma ricordati che noi ti ameremo per sempre. E da lassù domani insieme al grande Prisco e i tuoi compagni ritrovati ti farete insieme a noi la nostra amata Inter. Ciao e grazie Mauro Bellugi. Non è facile, non è facile, mi viene veramente quasi da piangere. Cerchiamo di andare avanti e di andare verso questo derby così importante, veloce. Rassegna stampa. Che andiamo adesso a leggere. Cominciamo come sempre la nostra app Sport Mediaset con tutte le ultime notizie. Trionfo Luna Rossa, qualificata per la finale di Coppa America nella notte. Inter con Eriksen dal primo minuto, Milan c'è Tonali, Conte vincere per due motivi. Ibra Sanremo, Lukaku Canti a San Siro, Pioli vogliamo tornare in vetta tra Ibra e Lukaku, tutta la vita Zlatan. Vedremo chi ha ragione. Quando lo show era allo stadio, le più belle coreografie del derby, andate a vedere un po' di foto del passato, una bella gallery che ci ricorda. Mentre il Genoa, prossimo avversario dell'Inter, al 95esimo con Badel, riesce a pareggiare contro
Il Verona, incidente d'auto percosso, gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Speriamo che l'ex capitano anche del Cagliari ce la possa fare. Le parole di Moratti, il ricordo, grande dolore per Bellugi, Marotta, lutto al braccio. Andiamo a leggere i giornali in edicola. Cominciamo dal Corriere della Sera che fa un bel, diciamo, riassunto di tutta la situazione, tralasciando il focus Ibra Lukaku di sconcerti, due pagine sportive dedicate appunto in gran parte alla stracittadina milanese. Il dribbling di Pioli non sarà decisiva, ma punta su Ibra per rivedere il Milan. Conte coccola l'Inter, siamo davanti, pochi ci credevano, cantiamo a San Siro, Ibra è più vasto e più classico, Lukaku è la forza dello squilibrio, le formazioni, l'Inter è quella che vi abbiamo detto, il Milan invece dovrebbe giocare con Donnarumma, Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernandez, che si è Tonali, poi dietro a Ibrahimovic, Salihamidžić, Çalhanoğlu e Rebic, con Mandzukic, diciamo, out. Ultima notizia di ieri, leggiamo l'articolo sull'Inter di Guido De Carolis, prima il silenzio per Bellugi, poi il canto, il derby per l'Inter, un'occasione doppia per la prima fuga e per staccare il Milan. Nella sua carriera Conte con i rossoneri si è sempre incrociato nei momenti cruciali, da giocatore ci ha perso la finale di Champions a Manchester, da allenatore gli ha scucito lo scudetto nel suo primo anno alla Juve. Il derby scudetto arriva non lontano al Festival di Sanremo, dove Ibra atteso protagonista, dove Conte mai avrebbe mandato Lukaku. C'è da cantare prima a San Siro, i due centravanti hanno un conto aperto, lo scontro in Coppa Italia, la classifica cannoniere dove per ora comanda il belga con 16 reti contro le 14 del rossonero. Conte prova ad abbassare la tensione, non vedo perché dovrebbe essere un derby nervoso e con situazioni che possono nuocere alla squadra. Lukaku al Milan ha sempre segnato, Ibrahimovic anche da quando è tornato, Ibra è forte ma non è detto che faccia gol anche stavolta e ci vorrà, aggiungo come ha detto Conte ieri, una grande prova di squadra. Al 174esimo derby di Serie A l'Inter arriva meglio sull'onda di tre vittorie dopo aver scansato ostacoli pericolosi, non dimentico che prima di Fiorentina e Lazio in tanti si chiedevano a quanti punti di distacco dal Milan saremmo arrivati al derby, siamo arrivati davanti, in tanti pensavano sarebbe invece potuta essere la botta finale per noi, vincere significa allungare sul gruppo e scattare verso lo scudetto, guardando avanti e lasciandosi alle spalle almeno per un po' le turbulenze societarie. Di certo ritrovarsi a vivere un derby da scudetto penso sia una bella soddisfazione per Milano dopo tanti anni, però poi lo devi vincere per una questione di autostima e soprattutto di classifica. L'Inter per la prima settimana può sfruttare il vantaggio di non aver avuto le coppe, ma la squadra di Conte era uscita vittoriosa pure con Fiorentina e Lazio, quando di tempo per recuperare ne aveva avuto ben poco per via della Coppa Italia, la squadra è diventata cosciente della sua forza, l'allenatore è la garanzia, ripara dalle burrasche esterne, ha reso la truppa affamata di titoli come lui. Nell'Inter, con il miglior attacco della Serie A, con una difesa tornata solida, una sola rete incassata nelle ultime 5 partite di campionato, ha iniziato a cantare pure Eriksen, giustiziere del Milan in Coppa Italia, confermato di nuovo titolare. Quando hai una classifica che ti sorride, devi essere ancora più carico, sottolinea Conte, per poter cantare a squarciagola e correre verso lo scudetto. Questa la disamina del Corriere della Sera. Sconcerti stamattina, ve lo lascio. Andiamo alla Gazzetta dello Sport con praticamente quasi un inserto dedicato tutto alla stracittadina, la partita più importante. Peccato che si giochi alle 15. Derbiamo è il titolo. Milan-Inter vale lo scudetto. Che duelli ora servono i superpoteri? Sorpasso, fuga o oh, è la madre di tutte le stracittadine. Pioli importante ma non decisiva. Ibra con Rebic, Conte, Lukaku a Sanremo. Lui deve cantare solo a San Siro. Eriksen titolare. La figlia di Meazza, Zlatan e Romelu, fate pace nello stadio di papà. Seedorf, Inter solida e Milan ambizioso, noi tecnici di colore siamo discriminati. Le parole di Clarence. E poi addio Bellugi, ti ha sconfitto solo il Covid. Andiamo all'interno, fantastico derby. Bomber, Colossi, ali infuocate, genio in mezzo, Milan e Inter. Adesso servono i superpoteri, Pioli e Conte si giocano mezzo
Scudetto, Ibra e Lukaku torna a duello infinito e chi corre di più tra Theo e Hakimi? In campo le formazioni sono le stesse che abbiamo appena letto sul Corriere della Sera. I rossoneri hanno l'occasione del controsorpasso senza Bennacer, serve il vecchio Çalhanoğlu, con il turco brillano sia Hernandez che Ibrahimovic. Theo dribbla, Shraf arriva di più in area, Stefano psicologo, Antonio conosce i difetti dell'Inter, Çala la luce che è mancata, svolta Eriksen tra le chiavi della partita, i nerazzurri hanno la possibilità di sgommare a più 4, Lukaku serve più i compagni rispetto al rivale, non solo cross, Hakimi sa chiudere le azioni, mamma che ansia, che tensione per questa partita. Attenti a quei due, dal tifo all'esonero, Pioli contro l'Inter, voglia di rivincita, il passato nerazzurro, ora rivuole la vetta tra Zlatan e Lukaku, mi tengo il primo, Conte, l'incrocio della vita tra Conte e i trofei, c'è sempre il Milan, il tecnico e le vittorie contese al diavolo, Ibra, Lukaku a Sanremo, cantiamo a San Siro. È un ostacolo sulla strada dello scudetto, Conte lo sa, per brindare quasi sempre c'è da mettere all'angolo il Milan, Serie A 94-95 era appena l'inizio di un duello eterno, a rileggerlo oggi, un grande inizio, Conte con la Juve vince il primo campionato, rivale per quel titolo risulta essere il Parma, ma non date retta agli annali, il fantasma vero da sconfiggere allora era il Milan che da 3 anni consecutivi dominava l'Italia, esultò Conte invece, ma mica è sempre andata così. Salto in avanti, 28 maggio 2003, Manchester, finale di Champions, Conte piange, ride il Milan quella sera, Antonio smette, diventa allenatore, raccontano che ad Arezzo, la sua prima panchina, fosse già convinto che presto avrebbe vinto uno scudetto da allenatore, la Juve gli offre l'occasione, lui la trasforma in oro, contro chi? Ancora tu, ancora il Milan, ovviamente perché la squadra di Allegri è quella da battere, quella che infatti finirà battuta nel 2012, era l'inizio di un ciclo, Juve che dura ancora. L'uomo che l'ha aperto ora può chiuderlo come passando a questo derby, ma no, non ditegli che questa è un'occasione per la fuga, mancano 16 partite alla fine, prima di Firenze c'era chi si chiedeva quanti punti di distacco saremmo arrivati, e invece siamo davanti, se dirò qualcosa a Lukaku non ne vedo il motivo, è stato designato un ottimo arbitro, questo è un derby che non vale solo per il campanilismo ma anche per la classifica, un vantaggio non avere le coppe, parla il campo di sicuro. Ci alleneremo di più, sensi a parte, la squadra è al completo, Vidal andrà in panchina, maglia a Eriksen e un occhio a Ibra, se avrei mandato Lukaku a Sanremo c'è da cantare a San Siro, ha scherzato Antonio, ancora tu, la canzone è quella, buona pure per Romelu che al Milan ha sempre segnato. E poi, ancora contenuti extra, c'è del buono in Danimarca, chi è Eriksen, amico mio non ti conosco. La intervista alla figlia di Meazza, Zlatan e Romelu, fate pace, e poi le curve, Coria, Milanello, strade nerazzurre. Ieri molti tifosi rossoneri alla rifinitura, oggi aspetteranno il pullman al gate 14, gli interisti pronti a scortare il loro bus. E poi ancora 2 pagine per Mauro. Ciao Mauro, il combattente si è arreso, Bellugi muore per Covid dopo un lungo calvario, l'ex difensore di Inter, Bologna, Napoli, Nazionale è spirato, anni guarda, a novembre gli avevano amputato le gambe ma non aveva mollato, era pure andato in TV. Moratti stava male, trasmetteva serenità, Colomba, amico vero, Bologna Inter con il lutto al braccio, il cordoglio del Napoli, Zofera pieno di gioia di vivere. Direi che ci siamo, diamo una veloce sfogliata a Tutto Sport e Corriere dello Sport. Bello l'articolo anche su Core Sport di Franco Ordine. Mauro amava l'Inter e l'ironia, il calcio piange Bellugi, il Covid, l'amputazione delle gambe, la grande emozione popolare, sono stanco. L'ex difensore aveva 71 anni, pensate. Giovanissimo, che carogna questo maledetto Covid, si è accanito contro Mauro Bellugi stroncandolo ieri mattina a 71 anni appena compiuti dopo avergli inferto la più dolorosa delle amputazioni, quella delle gambe. Sai, per un calciatore come per il pianista perdere le mani, aveva confessato a Marotta in uno di quei giorni in cui la consapevolezza della propria condizione prendeva il sopravvento. Scontro frontale, il titolo del Core Sport, Ibra Lukaku si replica. Stavolta in palio c'è la vetta della classifica, Pioli non ha dubbi,
sto tutta la vita con Zlatan, partita importante ma non decisiva, Conte difende Romelu, Sanremo c'è da cantare a San Siro, Ibre Big Rom, testa a testa, scudetto, gli insulti reciproci hanno lasciato il segno, c'è una lunga storia di faide nello sport che hanno fatto storia, un'ipotesi poco praticata, la stretta di mano, più forti delle incertezze, il cuore caldo, Pioli, Conte, derby da grandi, fare le cose giuste, Milano in vetta è questa la vera novità, fuga possibile, no, serve lottare punto su punto vincendo. All'Inter la sfida delle rose, il Milan vince sui social, Rebic favorito su Leao a destra, Salah Makers, conferma per Eriksen, Vidal parte in panchina e poi Mauro che amava l'Inter e la leggerezza, addio a uno dei più grandi difensori del calcio italiano, in autunno era stato colpito da Covid, velocità, talento, un carattere gioviale, la reazione formidabile che aveva commosso tutti dopo la amputazione delle gambe, questo dolore che ci rimane, che deve essere una spinta per fare ancora meglio nella giornata di oggi e sempre con grande attenzione, mi raccomando, come chiedeva Mauro, alle precauzioni per combattere e non lasciare la vittoria al Covid, derby per Mauro, come abbiamo titolato noi, ci piace tutto sport oggi. Milano sceglie l'imperatore, Ibra Lukaku 8 secondo, vale lo scudetto, Tonali per Bennacer, c'è la Suda Milanello, rifinitura extra large, in mezzo gioca Eriksen, Pioli sicuro sarà un vero Milan, Conte stuzzica, poi lascia l'Inter, Lukaku a Sanremo lancia l'Inter, c'è da cantare in campo, Ibra non è detto che segni pure stavolta, collegate televisioni da 166 paesi, tifosi uniti a favore dei senza tetto, la bella iniziativa a mezzogiorno delle due curve che regaleranno, diciamo, beni di primaria importanza ai senza tetto, Conte sprint a destra, la 4% Inter, l'asse Skriniar, Lukaku con Braccetti, Hakimi e Barella, la fonte di gioco principale nerazzurra, poi le vicissitudini dei due club allungano la vita a San Siro, ciao Roccia, nuova infezione fatale a Bellugi, 3 mesi fa aveva accettato l'amputazione delle gambe col suo spirito indomabile, simbolo di un calcio che non c'è più, e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa, appuntamento Sport Mediaset ore 10.45 TGCOM, 17.15 TGCOM, 13 Italia 1, poi stasera in live sul canale Viola, forse faremo anche la diretta della partita, insomma giornatissima da passare tutti insieme nel ricordo di Mauro, sperando che quel signore lì, questa maglia di Zinzang, la maglia di Skriniar, lo stemmone del passato siano utili insieme all'occhiale, alle figurine del nipotino, e mandatemi una figurina di Bellugi, la voglio qui sempre con noi, al nostro fianco, nel nostro cuore. Buona giornata a tutti, che sia una giornata a dedicare a Mauro, un pensiero sempre per lui.